E ancora un buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo qui nel contesto di Viva Voce. È il momento dell'approfondimento e torniamo a parlare di un argomento di cui ne abbiamo già trattato in diverse puntate, quello relativo ai consorzi di bonifica e in particolare per quello che riguarda il consorzio di bonifica della Valle dell'Iri. Lo faremo con degli ospiti che sono collegati con noi e con l'ospite che abbiamo qui in studio e che vado subito a presentare, Lucio Bove del Comitato Arcesa a difesa appunto dei contribuenti del consorzio. Poi sono collegati con noi, vado subito a salutare Valerio Novelli, presidente della terza commissione della Regione Lazio, buongiorno, e la dottoressa Ruffo, che è presidente del consorzio della bonifica della Valle dell'Iri, e avremo poi altri ospiti dopo. E allora cominciamo subito con Bove. Allora facciamo il punto della situazione. Sappiamo ci sono questi consorzi, ci sono state, diciamo, una serie di polemiche dovute alle bollette ritenute dai contribuenti abbastanza elevate. Insomma, cerchiamo di fare il punto della situazione perché poi ci sono stati vari step rispetto all'ultima volta in cui ne abbiamo parlato. Riassumo brevemente, questo Sì. comitato sorge nel 2019 all'indomani dell'estensione del contributo di bonifica anche sui fabbricati in territorio di Arce. Praticamente noi pagavamo solo un contributo sui terreni, all'incirca un 20 euro. All'improvviso nel 2019 il contributo è stato esteso anche sui fabbricati. Premetto che gli interventi del Consorzio di Bonifica sul territorio arcese sono stati sempre saltuari e marginali. Questo non lo dico io, lo dicono i sindaci che si sono avvicendati in questi ultimi 20 anni sul comune di Sì. Arce. Quindi noi abbiamo nel 2019 cominciato questa battaglia, perché non ritenevamo giusto che si andasse a pagare il contributo anche sui fabbricati. Già era una forzatura il pagamento del contributo sui terreni, ma pagare sui fabbricati è stata un'esagerazione. Ovviamente, la decisione di estendere il contributo sui fabbricati è stata presa dal commissario precedente, Sì. il dottor Casilli, che aveva trovato un buco di bilancio di 20 milioni di euro e abbiamo capito che in pratica occorreva sanare quel buco di bilancio e le risorse potevano essere solo, prese attraverso un'estensione della contribuzione anche sui fabbricati. Tant'è vero che inizialmente la contribuzione arrivò ad essere retroattiva perché inizialmente chiesero dal 2014 al 2018. Poi, a seguito delle proteste, dei cittadini, questa decisione fu revocata anche grazie all'intervento dell'Avvocatura regionale del Lazio. Oggi che cosa noi chiediamo? Noi chiediamo di uscire dal perimetro di contribuenza. Qualcuno dirà non si può uscire dal perimetro di contribuenza. Non è vero perché abbiamo il caso di Terelle che nel 91, con una delibera che noi abbiamo, è uscito il comune dal perimetro di contribuenza. Cioè aveva aderito inizialmente al consorzio di bonifica in seguito sicuramente ad invito da parte del consorzio, lamentando il versamento di 15 milioni di lire dell'epoca a fronte di nessun beneficio, di nessun servizio, con una semplice delibera, il comune di Terelle uscì dal consorzio di bonifica della Valle dell'Iri. Ci fu un altro comune che ricevette l'invito dal consorzio di bonifica della Valle dell'Iri, il comune di Strangola Galli, di entrare in cambio di servizi. Il comune, attraverso una delibera dei consiglieri dell'epoca, e questo me l'ha ricordato l'amico professor Franco Tomassi, nel
non accettarono di entrare, per cui oggi, nel perimetro di contribuenza, oggi il comune di Strangolagalli è nel perimetro consortile, ma non è nel perimetro di È chiaro, contribuenza. insomma, ha tirato fuori diversi Sì. aspetti. E allora vado subito e la ringraziamo della sua presenza oggi, la dottoressa Ruffo. Buongiorno ancora di nuovo. Buongiorno, Allora, mi buongiorno a potrebbe tutti. accendere il microfono, se no non riusciamo a sentirla. No, Ah, non mi sentite, complimenti. non riusciamo a sentire l'audio. Ecco. Adesso mi Ecco, adesso la sentite? sentiamo bene, dottoressa. Ok, perfetto, Allora, ha buongiorno. Buongiorno a sentito tutti. quello Sì, che ha ho detto? sentito, Vabbè, buongiorno. ecco, cerchiamo Ho sentito. ovviamente di rispondere un po' alle questioni che ha sollevato. Certo, buongiorno, volevo salutare il dottor Bove che non conosco di persona, è la prima volta che ci incontriamo. Dottore, buongiorno, Buongiorno. Sì. sono contenta insomma di incontrarmi in questo momento, di conoscerla, poi eventualmente quando vuole insomma ci possiamo anche confrontare. Volentieri. Sì, la ricostruzione che ha fatto il dottor Bove effettivamente è quella, è corretta, e Sì. quindi tutto il percorso nel 2019. E, che sta quello che è stato fatto dal precedente commissario con l'inserimento. L'unica cosa, quando c'è stato nel 2019 l'inserimento del comune di Arce, questi sono i documenti, insomma, ovviamente che io poi ho avuto modo di verificare quando sono arrivata al consorzio. In realtà il comune di Arce era già inserito nel perimetro di contribuenza sia con l'inserimento dei fabbricati, il pagamento fabbricati e terreni. Questo perché è una specifica, insomma, che voglio dare per chiarire, perché effettivamente questo il piano di classifica approvato nel 1999 con delibera di consiglio regionale, in realtà è un piano che viene costruito tecnicamente, non è una scelta, questo tenevo a precisare. Non è una scelta all'epoca fatto il consorzio o qualcun altro. L'affidamento dello studio del piano di classifica è lo studio del territorio. Lo studio del territorio quindi viene affidato ad un terzo, ad un esterno, non viene fatto all'interno del consorzio di bonifica o dal consiglio regionale o quant'altro. In quel momento fu elaborato il piano di classifica con tutti i comuni all'interno del perimetro, tanto è vero che appunto col dottor Bove. Anche il dottor Bove lo sa perfettamente, che in realtà anche nelle sedi giudiziarie, insomma, nelle commissioni tributarie, è stata riconosciuta la validità del piano di classifica. Il piano di classifica contiene degli algoritmi. Io non sono un tecnico, quindi cerco di esprimermi, insomma, in modo chiaro per farlo capire a tutti come l'hanno spiegato a me in realtà. Sono degli algoritmi che vengono elaborati sulla base dello studio del territorio. Quindi rischio idraulico, rischio idrogeologico e quant'altro. E in base poi a questo algoritmo, all'inserimento diciamo, dei comuni all'interno del perimetro, viene poi elaborato successivamente il ruolo con l'emissione della bolletta e quant'altro. Io capisco quello che, ovviamente sono anche io, sono un cittadino, capisco perfettamente quello che dice il dottor Bove, che da un momento all'altro c'è stato, prima c'erano solo i terreni, poi sono stati inseriti i fabbricati. Quando io sono arrivata nel 2019 e ho trovato appunto questa situazione, cioè l'inserimento del comune di Arce con gli arretrati al 2014, io ho interessato la regione, quindi la struttura competente, il dottor Lasagna, che appunto si è recato addirittura in sede, e io ho chiesto al dottor Lasagna perché avevo dei dubbi sulla legittimità della richiesta retroattiva al 2014. Tanto è vero che l'avvocatura appunto mi ha dato ragione e quindi l'inserimento retroattivo non si è potuto fare, ma sicuramente dal 2019 l'avvocatura regionale ha dato ragione al mio predecessore con i fabbricati all'interno cioè erano già inseriti insomma come territorio, cioè il pagamento praticamente del contributo. Ora, per quanto riguarda quello che dice il dottor Bove i comuni che vogliono uscire, certo, io ho la delibera, è arrivata la delibera del comune di Arce, è arrivata al consorzio ed è arrivata anche in regione, è arrivata la delibera del comune di Atina che vogliono uscire dal perimetro. Io però non ho, qualcuno dice, lei non ha risposto, io non ho la competenza per rispondere.
Perché l'esclusione dal piano di classifica non la posso fare io come consorzio di bonifica, poiché il piano di classifica viene approvato con delibera di consiglio regionale. Il nuovo piano di classifica, sapete tutti che stiamo andando a fusione tra i consorzi del Frusinate, e la legge prevede che ci sia un piano di classifica unico per i tre territori unificati. E sarà quella la sede nella quale ci saranno i confronti con i territori, quindi con i sindaci. Perché a parte l'impegno, io ho preso un impegno già con il capo di gabinetto della Regione Lazio, il precedente, insomma, il dottor Ruberti, ma vale lo stesso, ovviamente, gli impegni presi si mantengono, e con i sindaci, con molti sindaci, credo in estate più o meno, era luglio, era agosto, e cioè del nuovo piano di classifica, io mi sono impegnata personalmente a confrontarmi con tutti i sindaci, anche se la procedura per l'approvazione del piano di classifica in realtà prevede già che ci siano delle consultazioni proprio con i territori, quindi con i sindaci. Questo per il nuovo piano di classifica. Per il piano di classifica attuale, in realtà non c'è nulla da fare, cioè non è possibile oggi escludere un comune e quindi un territorio dal perimetro della contribuenza. Credo Insomma, di essere stata chiara, sì. se ci Poi sono domande. lei ovviamente ha detto che poi la decisione, insomma, avviene attraverso delibera regionale. Allora io vado Sì, subito. Intanto la saluto delibera del Consiglio regionale di il approvazione del presidente piano. del Consiglio Comunale di Atina, Fallena, che vado a salutare. Poi ovviamente tra qualche minuto gli darò la parola anche a lui. Vado da Novelli, che è presidente della terza commissione della Regione Lazio, per chiedergli, allora, presidente, dell'ottava, scusi, per chiederle come si può, insomma, cercare di fare chiarezza per poter arrivare, insomma, ad una situazione che possa accontentare tutti, perché, insomma, questa dei perimetri sta sicuramente causando molte polemiche, abbiamo visto molte contestazioni anche da parte dei cittadini. Intanto buongiorno, buongiorno a tutti, grazie, grazie dell'invito. Ma è stata molto chiara la dottoressa Ruffo. Naturalmente io come presidente di commissione devo attendere l'atto da parte della giunta, dopodiché poi si faranno tutti quanti i passaggi all'interno della commissione, quindi con le varie osservazioni e credo che con il lavoro fatto con i miei commissari, penso che si possa arrivare a un piano di classifica che sia il migliore possibile. Ecco, quindi noi abbiamo l'opportunità naturalmente di osservare l'atto che arriva dalla giunta. So che è un atto particolarmente complesso, quindi non siamo noi naturalmente che lo dobbiamo redigere, siamo noi che lo dobbiamo valutare. Ecco, e naturalmente tentare di migliorare con le osservazioni. Ora, l'ottava commissione, penso che in questa legislatura è stata particolarmente attenta a questo problema dei consorzi di bonifica. La stessa dottoressa Ruffo è venuta più volte in commissione da noi. Abbiamo posto al centro determinate problematiche, anche vista la situazione complessa che hanno i consorzi di bonifica. L'attenzione c'è stata, l'attenzione politica c'è stata, e quindi adesso aspettiamo come è stato fatto per tutti gli altri consorzi di bonifica, perché non ri ricordiamoci che, insomma, altri consorzi di bonifica come quello Viterbo Rieti, come quello dell'Agro-Romano, comunque sia, sono già andati in fusione. Quindi nel momento, e la risposta da parte della Commissione è stata pronta, perché nel momento in cui è arrivata
sono arrivate insomma le delibere per la fusione dei comuni, io come presidente l'ho immediatamente calendarizzate e è partita tutta quanta una discussione e quindi poi proprio perché abbiamo capito l'importanza diciamo del tema e quindi ecco perché dico che c'è stata massima importanza, perché nel momento in cui sono arrivate le delibere per la fusione dei comuni io ho fermato tutti quanti i lavori che erano diciamo pendenti e ho dato diciamo spazio a questa problematica e quindi ecco non posso nient'altro che dire che siamo in attesa del nuovo piano di classifica e quindi dell'atto della giunta regionale. Certo, e vado allora da Fallena perché abbiamo sentito che anche insomma, Tina aveva chiesto di uscire fuori dal perimetro, no, Presidente? Fallena? Buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, adesso la sentiamo, prego. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti, a tutta la redazione e a tutti gli ospiti. Sì, Buongiorno. buongiorno. Niente, siamo per l'ennesima volta in questa trasmissione e anche in sede di commissione con il presidente Novelli che vedo, il commissario Ruffo che vedo che ci siamo incontrati. Sia al consorzio che con tutti gli esponenti politici. Io parlo da consigliere comunale e quindi, come dico sempre, sia in commissione regione, ovunque mi trovo, la mia parola è quella del cittadino. La trasmissione è iniziata con molti tecnicismi, no? Anche la dottoressa Ruffa ha parlato di algoritmi, di vari aspetti tecnici. Però io vorrei spostare l'attenzione di questa trasmissione sul problema che è il cittadino. Sicuramente il problema è politico, regionale e anche tecnico, perché con gli studi che abbiamo fatto con il dottor Bove, gli ingegneri, gli avvocati, abbiamo visto che è un problema che viene dagli anni, no? Sin dagli anni 90, è un problema che si porta dietro la Regione Lazio. E a questo punto è giusto dire che nessuna parte politica, né di destra né di sinistra, ha voluto mettere mano veramente a questo problema per risolverlo definitivamente. E questo lo acclara il fatto che negli anni sono nati comitati, associazioni, fino ad arrivare a portare cittadini semplici nelle amministrazioni per denunciare questa difficoltà sul territorio. Il cittadino ha due criticità molto importanti. Una è quella del territorio, che è completamente abbandonato, i lavori vengono fatti in un modo sporadico e questo, oltre a dirlo noi come politici del territorio, i cittadini, ce lo dice anche Madre Natura. Presidente Novelli sa molto bene che si è arrivato sul territorio in un'alluvione che abbiamo avuto noi nel 2018. E nel 2020 che è stata quella che ha devastato tutto, che ha portato via mezzo paese. E questo a chiunque possa essere chiesto, è chiaro che lo stato di abbandono che i nostri torrenti, i nostri fiumi e i nostri ruscelli, essendo abbandonati e non aver fatto le manutenzioni prima dell'alluvione, e poi guarda caso si vengono a fare dopo, no? Come è successo un istante fa. Noi sul Rio Molle, che è un piccolo torrente, che nel 2018 abbiamo rischiato di avere un danno ecologico non indifferente perché le sponde hanno, il ruscello ha rotto le sponde e sono andati in un distributore, diciamo, di benzina. Ci è mancato poco che avevamo un disastro ecologico alla presenza anche del consigliere regionale Lorego Marcelli. I lavori sono stati fatti qualche giorno fa e siamo nel 2021. Quindi già questo ci fa capire che qualcosa non quadra. Ma dal 2018 al 2021 i cittadini e il comune di Avina continuano a pagare, o dover pagare, o fare ricorsi in commissione tributaria. Poi su questo fatto, dottoressa, voglio fare un appunto sulla commissione tributaria, per servizi non fatti. E quelle poche persone che li hanno avuti fatti male, questa è una cosa che ho sempre detto. Dottoressa Ruffa, glielo ho detto anche in commissione bilaterale che abbiamo fatto sia con l'ambiente
con il bilancio che abbiamo fatto in giugno del 2020, se non sbaglio. Le cose continuano ad andare avanti in questo modo, la politica regionale continua a camminare sulla propria strada e mi dispiace dirlo, ma è la realtà che va detta, la politica non continua ad ascoltare i territori e ad ascoltare le amministrazioni comunali. Noi Ecco. nel 2019 abbiamo fatto un consiglio comunale dove chiediamo un'uscita dal perimetro di contribuenza e non l'abbiamo fatto perché ci è passato in testa una mattina e abbiamo fatto un atto così pazzo. Lo abbiamo fatto in modo studiato e fatto bene. Perché come dice la dottoressa Ruffo, che dal perimetro di contribuenza o da l'altro perimetro non si può uscire. Questo a noi non risulta, perché non risulta né nello statuto del contribuente e non c'è alcuna legge regionale che specifica questo atto che le amministrazioni non potrebbero fare. Fatto sta che noi lo abbiamo fatto, lo abbiamo consegnato in regione, cosa che poco fa ha asserito la dottoressa Ruffo che ha visto la delibera di consiglio. Siamo al 2021. Al 2019 nessuno ha risposto a questa delibera comunale. Allora io dico una cosa, è chiaro che noi ci aspettiamo che la risposta della regione sia una risposta positiva che ci dica bene, vista la vostra richiesta, potete uscire. Ma vogliamo anche che la regione risponda anche in un fatto negativo, perché se un ente regionale non risponde a un altro ente che è quello comunale, mi dispiace dirlo, ma qua c'è lo scollamento della politica tra cittadino, politici e soprattutto a questo punto la regione va a mancare di rispetto non tanto all'amministrazione comunale che non gli viene data risposta, ma automaticamente al cittadino del territorio. È una discriminazione nei confronti del cittadino che paga le tasse e in questo caso paga il contributo consortile. La regione non ha risposto e questo è grave. Abbiamo sollecitato più risposte. Lo abbiamo detto anche il dottoressa Ruffo, era presente lei quando c'è il dottor Roberto a Cassino nel consiglio comunale che abbiamo fatto a Cassino, nella consulta dei sindaci. E devo dire che si è messo molto a disposizione. Abbiamo avuto un altro incontro con il dottor Roberti. La disponibilità c'è, ma poi in fatti concreti il problema non si risolve e il cittadino sui nostri territori. Vi posso garantire che è alla disperazione. È chiaro, poi. Quest'anno sono arrivati decreti ingiuntivi, cioè cartelle che portano decreti ingiuntivi. Contemporaneamente, anno 2019, anno 2020, va per arrivare il 2021, in piena epidemia, dove lo Stato centrale ha dato ristoro. Ha bloccato tutte le cartelle esattoriali per questi pagamenti. La regione con il consorzio ha spedito questi atti. E adesso, se non vengono pagati, quali tanti non pagheranno perché hanno difficoltà economica, li verranno fermate le autovetture, Ok, li verranno Falena fermati i conti ha correnti. sollevato parecchie E questa. questioni e poi le ridò la parola tra Bene. qualche minuto. Purtroppo il Anche perché, problema è lungo. certo, ma il tempo purtroppo stringe. Interventi un po' più Bene, sintetici. chiedo scusa. No, no, prego. Allora, dottor Bove, abbiamo sentito un po' questa prima serie di collegamenti di interventi. Sono uscite fuori diverse questioni. Lei voleva fare insomma delle precisazioni, no? Volevo solo chiedere alla dottoressa Ruffo se i sindaci per questo nuovo piano di classifica, siccome si parlava di diciamo un parere di questi sindaci, se sono stati interpellati, perché questo piano di classifica sembra quasi che sia un UFO, un oggetto non identificato. Ok, allora dottoressa Ruffo, insomma sono state sollevate diverse questioni, dovrebbe accendere il microfono, se no non riusciamo a sentirla. Ecco. No, no, non abbiamo, non sentiamo l'audio. Ecco, Eccomi. adesso la sentiamo, prego. Allora, sì, ti
Comincio dalla fine. Il dottor Sì. Bove mi ha chiesto: guardi, dottore, il piano di classifica è quello che sarà adottato, cioè non è ancora stato, ovviamente, non è stato ancora, non sono iniziati i lavori per quello che dicevo prima, lo confermo. Il nuovo piano di classifica, cioè quello che accompagnerà il consorzio di bonifica nuovo, in realtà non è stato ancora adottato. Quindi, nel momento in cui ci sarà l'affidamento dei lavori e quindi ci saranno i primi inizieranno i lavori, saranno consultati i sindaci, come dicevo prima, l'impegno che ho preso io con il capo di gabinetto, con tutti i sindaci. Quindi questo è un fatto. Quindi non pioverà, cioè non cadrà sulla testa dei cittadini o dei sindaci senza aver fatto tutte le dovute consultazioni. Quelle, diciamo, come dire, l'impegno che noi, che io insieme al capo di gabinetto abbiamo preso con i sindaci. Poi ci sarà la parte che, come diceva prima il presidente Novelli, farà la commissione, che è quella delle consultazioni ufficiali come da piano di classifica, come da norma, che interesserà comunque tutti i territori. Quindi non ci sarà nulla calato dall'alto. Per quanto riguarda poi, va bene, il presidente del Consiglio Fallera, ci conosciamo bene, insomma, sono diversi anni che ci conosciamo, so benissimo, conosco, insomma, le osservazioni, insomma, che Sì. fa Prego. il Comune di Atina e quant'altro. Solo due precisazioni. La prima, quella della delibera del Consiglio Comunale, come dicevo prima, forse il dottor Fallera non era in collegamento. Non sono io quella che può decidere l'esclusione, perché il piano di classifica, ripeto, comprende tutti i territori ed è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale, di Consiglio Regionale, perdonatemi, del 99. La delibera è stata inviata in regione, ovviamente non in consiglio regionale dal presidente Novelli, ma alla struttura regionale, lo sa, Fallena l'ha inviata, alla direzione regionale agricoltura, che è il dottor Lasagna. E la direzione regionale non ha risposto, lei ha ragione su questo. Io non posso rispondere perché non ho la competenza per poter rispondere e dirle lei esce o non esce dal perimetro, questo lo sa anche lei. E solo un dettaglio per quanto riguarda gli interventi, Sì, so infatti. perfettamente qual era la situazione, da dove siamo partiti quando sono arrivata io a dove siamo arrivati oggi. Ci sono dei dettagli, noi abbiamo fatto anche con il presidente Novelli e con Fallena, abbiamo fatto anche tempo fa una commissione con il consigliere regionale Pirozzi, che era all'epoca il presidente Sì. della commissione. Allora, il territorio del Lazio è un territorio che ha un grosso problema di rischio idrogeologico, questo non lo dico io, sono i documenti che lo dicono. Ci sono io sono anche in contatto con l'autorità di bacino del distretto meridionale, nel quale ricade il territorio del consorzio di bonifica. Questo praticamente il territorio del Lazio, molti territori sono in R4. R4 che cosa significa? Fallena annuisce perché giustamente purtroppo il territorio di Atina, un pezzo del territorio di Atina è inserito, è riconosciuto come R4, ma non solo quello, eh. Allora, il ragionamento, il discorso è molto ampio, che secondo me non è questa la sede, anche perché insomma ormai siamo agli sgoccioli, credo, insomma, come tempo a disposizione, però sempre disponibili al confronto, l'abbiamo fatto già con il consigliere Novelli. Territorio R4, per chi ci ascolta in questo momento, sono i territori praticamente ad alto, altissimo rischio idrogeologico. Quindi ora capisco quello che dice il consigliere Fallena, insomma, le manutenzioni, però forse l'argomento va, come dire, trattato in una sede un po' più competente, un po' più dettagliata, con un po' di documentazione, perché ci sono dei territori, questo infatti, ci sono dei territori, ripeto, ad alto rischio idrogeologico, lo sappiamo, mi sono confrontata pure con il sindaco di Atina all'epoca della
dell'allagamento della scuola, il refettorio, insomma, so tutto, io sono molto informata su tutto il territorio, cerco di essere presente il più possibile, però ci sono degli argomenti che secondo me non attengono poi alla competenza del consorzio e le manutenzioni e quant'altro. Allena di quello che dice lei, che io condivido e che riconosciamo tutti, e cioè io sono un contribuente anche io, quindi pago un servizio e il servizio deve essere reso, su questo è evidente, insomma, su questo non discute nessuno. Però l'argomento su mancate manutenzioni per allagamenti e quant'altro, io direi che forse la sede va allargata, va ampliata un po' in questo senso, insomma, magari con dei tecnici, con degli approfondimenti magari, per carità, sempre disponibile al confronto. Certo. Mi ho risposto, poi se ci sono altre domande, scusate, forse mi sono un po' persa. No, no, sicuramente. E poi torno da lei, dottoressa. No, Presidente Novelli, ha sentito insomma l'intervento di Fallena e mi colpisce una cosa perché anche in altre puntate su argomenti diversi è uscita fuori questa questione che spesso c'è un blackout poi tra regione e altre istituzioni. Allora le chiedo come può avvenire questo su temi così, insomma, importanti e delicati? Novelli? Eccomi, Sì, prego. sì, eccomi, eccomi. Ma allora diciamo anche che in questa ultima, alla fine di questa legislatura, il capo di gabinetto Ruberti adesso si è spostato verso il comune di Roma, lasciando un piccolo vuoto organizzativo che insieme al presidente Leodori, prima del bilancio che c'è stato prima del Natale, stiamo cercando di colmare e di rifare un po' il punto della situazione per riprendere in mano la situazione. Dall'altra parte invece abbiamo che il direttore Lasagna a febbraio andrà in pensione, quindi si sono un po' concatenate alcune situazioni che hanno purtroppo ci hanno preso un po' in contropiede, ma ripeto, con il mio interessamento, l'interessamento del vicepresidente Leodori, stiamo cercando insomma di rispondere un po' a tutti quanti coloro che stanno aspettando risposte. Però un segnale l'abbiamo voluto dare in questo ultimo bilancio, stanziando 30 milioni di euro in conto capitale, quindi per investimenti dedicati naturalmente ai consorzi di bonifica per i 3 anni, quindi 22, 23, 24, 10 milioni nel 22, 10 milioni nel 23, 10 milioni nel 24. Credo che sia un segnale politico forte, che tende anche alla risoluzione di alcuni problemi, perché essendo non in spesa corrente ma in conto capitale saranno tutti investimenti che saranno calati sui territori, e quindi il segnale è un segnale politico importante. Io già dalla settimana prossima ho un appuntamento, insomma andrò a parlare con il vicepresidente Leodori proprio per capire questo passaggio di consegne tra il capo di gabinetto che è andato al Comune di Roma e il nuovo capo di gabinetto, chi naturalmente si occuperà di questa problematica proprio per cercare di dare tutte le risposte possibili. Ripeto, è stato un po' un incrocio di passaggi che ci ha preso un po' in contropiede, ma l'interlocuzione con la Giunta, il lavoro tra Giunta e Commissione, sono sicuro che nei primi giorni, insomma, in questo mese saranno date tutte le risposte che si stanno attendendo. Certo, Presidente Fallena, questo stanziamento può essere visto come un segnale, insomma, di cambiamento di rotta, secondo lei? Fallena? Dovrebbe accendere il microfono, se no non riusciamo a sentirla. No, c'è qualche problema nell'audio, non riusciamo a sentire Fallena.
Dovrebbe aprire il microfono. Ecco, mi Ecco, si adesso dire? la sentiamo, prego. Prego. Benissimo. Non ho capito bene la domanda del No, direttore. dicevo, questo stanziamento che c'è stato nell'approvazione della legge di bilancio e finanziaria della Regione di 30 milioni, no, mi pare che ha detto il Presidente Novelli, può essere un segnale, insomma, che comunque si sta aprendo qualcosa su questo fronte? No, certamente non è che potrebbe essere un segnale, è un segnale importante, ma io voglio, forse qualcuno negli interventi passati e quello di oggi mi vede un po' il mostro contro i consorzi, no? Cioè, non è che siamo, io personalmente come cittadino o come consigliere comunale o nella rappresentare la mia amministrazione, siamo contro a priori questo ente. Noi riteniamo che l'ente Consorzio di Bonifica Valle dell'Iri è un ente come tutti quanti gli altri enti, quale il Comune ne ha fatto parte per tanti anni e abbiamo visto che stare in questo ente per noi non è stato utile o pochissimo a fronte di onerosi costi che abbiamo per stare in questo consorzio. Allora, qualsiasi amministratore o qualsiasi buon padre di famiglia, quando si ha difficoltà economiche, la prima cosa che fa è vedere i costi che uno ha e va ad abbattere i costi che sono inutili. Noi abbiamo ritenuto che stare in questo ente, come tanti altri, è stato inutile e vogliamo uscire per questi motivi. Poi, che la regione voglia finanziare il consorzio di bonifica o la stessa regione prenda dei soldi per fare dei lavori sui territori della regione Lazio e sul comune di Atina, a noi non può fare che piacere, però stare in questo consorzio e pagare come comune di Atina una bolletta di 30.000 euro l'anno, quanto che questi soldi noi potremmo spenderli per sistemare scuole, strade che sono un colabrodo, è chiaro che facciamo queste scelte. Quindi, se la regione vuole finanziare i consorzi oppure vuole continuare a dare finanziamenti ai comuni, che forse i comuni sono quelli che possono operare meglio sui propri territori perché conoscono le criticità e conoscono le problematiche, forse il problema è questo che dobbiamo risolvere. È quello che io dico sempre. Ci vuole una modifica della legge regionale, che quando si vuole modificare una legge regionale, io adesso lo dico, la regione lo fa anche con un emendamento, no? Per esempio, l'articolo 35 della legge regionale 5398 è quella che dovrebbe essere modificata, cioè da demandare ai comuni, cosa che parecchi comuni oggi già esiste. Noi abbiamo i comuni della parte nord della Valle di Comino che fanno parte del consorzio di bonifica Conca di Sora, ma non fanno parte del famoso perimetro di contribuenza, operano sul territorio con le manutenzioni loro stessi con i finanziamenti che gli demanda la regione. Quindi noi chiediamo una cosa che già esiste, non è che è una cosa che non esiste. Poi quello che è stato modificato, no? Che si è abrogato con la legge di stabilità regionale nel 2021, no? Al numero 25 del 2020, si è andata ad abrogare quella normativa che avevano i cittadini che stando nel perimetro di contribuenza, ma stando nella parte urbana allacciate alle fogne, erano esenti dal contributo di bonifica. Questo è stato abolito. Quindi, quando qualcosa si vuole abolire, la regione lo può fare. Io non so se questa scelta fatta dalla regione con questo emendamento è stato fatto bene o è stato fatto male, però è stato fatto. Io ti dico che questa modifica sia stata fatta a vantaggio del consorzio, perché il consorzio può incassare oggi anche altri soldi dove prima non incassava e molto probabilmente potrà risanare meglio quel deficit che si porta dietro, che la dottoressa. E abbiamo qualche problema di collegamento, comunque mi sembrava chiaro il concetto. Prima di dare la parola al dottor Bove, volevo una replica di Novelli su questo. Si può fare questa modifica? Si possono fare queste modifiche, Presidente?
Certo, certo che sì, come dice il consigliere Fallena, modificare leggi regionali si possono fare. Adesso, tra l'altro, avremo anche la possibilità di farlo con il collegato al bilancio. Naturalmente, una volontà politica per cercare di mettere tutti quanti d'accordo e cambiare la legge regionale. Bisognerà anche naturalmente avere un confronto con i consorzi di bonifica per capire qual è la direzione da prendere rispetto a una legge che naturalmente oggi effettivamente è vetusta, vecchia, e quindi che dovrebbe essere rinnovata. Naturalmente dal confronto politico possono nascere sicuramente delle migliorie a questa legge, quantomeno può essere attualizzata nel tempo. E lo strumento oggi noi lo abbiamo a breve, lo avremo a breve, perché finita la legge di stabilità, naturalmente c'è il discorso del collegato al bilancio, dove diciamo che è una legge dove noi consiglieri abbiamo l'opportunità di modificare altre leggi. Certo, e dottor Bove, a parte se ha delle considerazioni da fare negli interventi che abbiamo sentito, poi Sì, devo. Prego, prego. volevo prendere atto quanto diceva prima la dottoressa Ruffo, che il piano di classifica non è pronto. Perché da quello che leggevo sulla stampa, in pratica il piano di classifica era già pronto. Quindi se ancora non è pronto significa che i sindaci, quindi prendo atto che i sindaci saranno consultati. Consigliere. Un'altra cosa, gli unici lavori che sono stati fatti sul territorio del mio comune per il 2021 è il decespugliamento del fosso Frassi. Io ho fatto anche delle foto, le ho pubblicato su Facebook, e quel fosso che è stato decespugliato, diciamo per una lunghezza di una quarantina, cinquantina di metri, è stato lasciato in condizioni pietose. E rilevo un'altra cosa, che nel bilancio di previsione del 2021 del Consorzio di Bonifica della Valle dell'Iri, per la sistemazione idraulica di tre fossi, Frassi, Zoppa e Tramonti, è stato chiesto un finanziamento di 2 milioni e 26 mila euro. Quindi delle somme abbastanza consistenti. Abbiamo ottenuto pure le somme che sono state pagate dai contribuenti arcesi dal 2014 al 2019, pari a circa 690 mila euro. E come si diceva poco innanzi, a fronte di consistenti somme pagate dai contribuenti, i servizi e i benefici sono praticamente zero. Certo, e allora prima di dare la parola alla dottoressa Ruffo per le risposte a questi ultimi dubbi sollevati dal dottor Bove, vado a salutare il consigliere regionale Aurigemma di Fratelli d'Italia. Buongiorno consigliere. Buongiorno. Grazie ovviamente di essere intervenuto. Allora, stiamo discutendo sempre di questa questione legata ai consorzi di bonifica, una questione che, come hanno detto anche e gli altri ospiti collegati con noi, insomma, si trascina da tanto tempo. Com'è la sua presa di posizione, insomma, come vede questa questione, se insomma, si intravedono delle soluzioni? Ma io purtroppo sono moderatamente pessimista perché un problema politico come questo non può essere gestito a mo' della politica della foglia di carciofo. Cioè, grazie alle vostre trasmissioni, una volta o due volte ogni 3 o 4 mesi esce fuori questo problema. Io penso che un'amministrazione deve essere in grado di pianificare e programmare quelle che sono le azioni del proprio governo. E oggi il consorzio di modifica è la dimostrazione di un fallimento politico che non può essere gestito in un collegato, ma deve essere gestito con una legge che deve andare a valutare e a dare risposte concrete a quelli che sono
come diceva chi è intervenuto prima di me, i soldi privati che vengono gestiti dal pubblico, perché non possiamo continuare per la mala gestione di questo consorzio ad aumentare bollette dell'acqua, aumentare i costi di chi fa parte dei vari consorziati, che deve andare a pagare il fallimento di un'amministrazione pessima, di una gestione pessima di questa, di questa amministrazione. Allora, io penso che sia utile oggi stabilire, vedo il Presidente della Commissione, un cronoprogramma. Ha parlato di una legge di stabilità. Io voglio ricordare che appena da sette mesi giace una mia interrogazione, alla quale purtroppo, ahimè, non ho avuto ancora risposta per capire quali sono stati i vari interventi fatti, quali sono stati i piani di azioni programmati dal Consorzio di Bonifica. Allora, stabiliamo oggi un cronoprogramma dove prendiamo degli impegni precisi, non solo con i consorziati, ma anche con i telespettatori, per sapere quando verrà modificata quella legge, che tipo di azioni sono previste con i finanziamenti e le risorse che vengono prelevate costantemente dai privati e dai consorziati di questo consorzio. Se no, purtroppo, ahimè, saremo costretti a rincontrarci tra tre mesi, tra quattro mesi, per riparlare sempre delle stesse cose. E questo penso che non sia utile, adesso a prescindere dai colori politici, dagli schieramenti e quant'altro. Questo è un problema reale, è un problema che dobbiamo affrontare, ma con la dovuta capacità e con la dovuta anche senso di responsabilità che la politica deve portare avanti. Certo. Allora, prima di dare la risposta al Presidente Novelli, doveva intervenire la dottoressa Ruffo su alcune questioni sollevate dal dottor Bove. Prego, dottoressa. Quello che riguarda, come diceva il dottor Bove, sugli interventi, dice ci sono stati chiesti 2 milioni di euro per la sistemazione idraulica. Sì, in realtà quelle sono, cioè la sistemazione idraulica non è un conteggio che faccio io perché decido che ci vogliono 2 milioni di euro. Disponibile appunto anche col dottor Bove, ma anche con Fallena, insomma. Sono conteggi che vengono fatti per arrivare a 2 milioni di euro dagli ingegneri che hanno fatto lo studio idraulico per gli interventi. Non è che sono fondi che poi entrano nel consorzio e vengono distribuiti insomma, a destra e a manca. Quindi fino a quando ci sto io, o almeno da quando sono arrivata io, funziona che se devo chiedere un finanziamento c'è l'ufficio tecnico che fa le valutazioni, che fa ovviamente i conti economici e che vengono presentati a chi di dovere per l'approvazione, quindi non è questo. Per quanto riguarda gli interventi, io capisco quello che il dottor Bove dice, e cioè a fronte di gli interventi sono pochi, però io vorrei chiarire anche un'altra cosa, ripeto, insomma il discorso è un particolato, e cioè gli interventi non è che il piano di classifica del consorzio prevede tre macro bacini, cioè il perimetro del consorzio di bonifica della Valle di Lino è suddiviso in tre macro bacini. Quindi, e poi all'interno di quei macro bacini vengono fatte delle ulteriori distinzioni, vengono fatti classificati i territori con i famosi algoritmi e quant'altro. Quindi io direi soltanto di non semplificare in questo modo, perché altrimenti poi quello che secondo me si fa si possono ingenerare dubbi, e cioè i lavori che vengono fatti sui territori, ripeto, non è che sul territorio versa X e devono essere fatti lavori per gli stessi importi, ripeto, sempre al netto di ho capito perfettamente quello che dice il dottor Bove, però c'è una suddivisione in macro bacini, cioè sono interventi più grossi. Non è che sotto casa mia vengono a pulire il mio fosso perché io sono un contribuente. Comunque, in ogni caso, come ha detto Fallena e anche il presidente Novelli, io rivolgo anche adesso un invito al dottor Bove e anche a venire al consorzio. Io non ho difficoltà a confrontarmi anche con lui direttamente, a guardare insieme il piano di classifica, gli interventi che sono stati fatti, quelli che possono essere fatti. Io do la massima disponibilità perché mi rendo conto che è un periodo particolare, sono 2 anni, il periodo è molto particolare, sì. Quindi lo capisco anche io, l'ho detto in premessa, sono un contribuente e sono un commissario e sono molto sensibile a queste cose. Oltretutto l'anno scorso la Regione, e con l'intervento del Presidente Novelli e del Capo di Gabinetto, è stato fatto un intervento in emergenza Covid per i comuni del territorio della Valle del Liri.
Questo va detto, insomma, quindi non è che c'è la disattenzione. Poi mi perdoni, Fallena, la sospensione delle riscossioni è stata applicata anche al consorzio e dal consorzio, perché il consorzio riscuote tramite concessionario e il concessionario segue la norma nazionale, quindi le sospensioni che sono state fatte le abbiamo applicate anche noi. E se adesso sono riprese, è perché ovviamente lo Stato ha consentito la ripresa della riscossione coattiva. Io capisco quello che lei dice, però in ogni caso, anche lì, noi ci affidiamo ad un concessionario, non è il consorzio di bonifica che va a bussare alle porte. Lei lo sa meglio di me, insomma, anche voi avete ovviamente per la riscossione tari tutte le tasse comunali, non glielo devo dire, lei lo sa meglio di me. Quindi non è una volontà di voler punire o comunque il consorzio di voler andare a riscuotere a tutti i costi. È il concessionario che lo fa per conto ovviamente del consorzio e io mi ripeto, cioè, ripeto, credo, anzi non credo, io applico soltanto la legge, penso che questo me ne possano dare atto tutti quanti, insomma, non ho compiuto nessun atto illegittimo, questo va detto, al netto della comprensione che io, ripeto, per i cittadini, sono anche io un contribuente. È chiaro. Novelli, allora, come ha lanciato la proposta il consigliere Aurigemma, è possibile fare un cronoprogramma, insomma, dare dei tempi certi, stabiliti, perché se no, ovviamente, come diceva lui, se ne parla, ma poi non si arriva mai a qualcosa di veramente concreto. Ma guardi, sul discorso del rimodulare la legge attuale per cercarla di attualizzare, sicuramente l'interesse della mia commissione sicuramente è altissimo. Si può fare tranquillamente un cronoprogramma per andare un po' a riattualizzare la legge e quindi a portarla di nuovo in consiglio regionale. Naturalmente il problema però, secondo me, quello che è stato che si evince sempre, purtroppo ce lo portiamo da dietro. Non è con una legge regionale che si possono riempire, ecco, questi buchi finanziari che ci sono oggi all'interno dei consorzi di bonifica, perché poi noi oggi parliamo del consorzio di bonifica della Valle dell'Iri, ma ci sono problematiche anche Su altri, certo. su altri consorzi. Io quando parlo di consorzi di bonifica, essendo il presidente dell'ottava Commissione Agricoltura e Ambiente, parlo di tutti i I consorzi di consorzi, certo. bonifica. Quindi, sotto il profilo finanziario, una legge non risolve il problema. Problema, ripeto, che è stato creato, come è stato detto anche in questa trasmissione, in tempo addietro. Però disponibilissimo, la commissione è sempre stata disponibile, forse è stata una delle commissioni più attive su questa problematica, facendo tre audizioni, quindi stando sempre sul pezzo e cercare di tentare di dare delle risposte. È una commissione che è assolutamente trasversale, quindi quasi tutti gli atti che sono usciti dalla commissione sono sempre stati poi in qualche modo votati all'unanimità, o quantomeno ricerchiamo sempre il dialogo, come ha detto il consigliere Aurigemma, al di là dei colori politici, ma mettendo al centro il problema e i problemi dei cittadini del Lazio. Quindi non ho nessun problema a cercare di portare queste migliorie e, questa, e quindi riattualizzare la legge sui consorzi di bonifica, tentando anche di dare delle risposte rispetto alla semplificazione burocratica e magari anche a un controllo più importante dalla regione verso i consorzi di bonifica. Quindi sono tutte tematiche che sono state tutte quante diciamo già messe al centro e quindi possono avere un compimento Certo, e non entro è fine legislatura. chiaro, non so se è ancora collegato con noi il consigliere Aurigemma per una controreplica. Consigliere?
Ecco, dovremmo averlo. sentite? Sì, la sentiamo. Ha Sì. sentito il No, presidente io ho Novelli? sentito, è tutta la buona volontà, però cerchiamo di passare dalla parte teorica a quella pratica, perché noi sono anni che ne parliamo, ma con purtroppo ahimè, scarsi risultati. Io non voglio strumentalizzare né tantomeno cercare di infierire sul povero presidente che si trova in una situazione un po' particolare, però tutta la disponibilità da parte nostra a risolvere questa situazione con senso di responsabilità, però si apra un tavolo dove affrontare seriamente questa cosa. Incominciamo dal collegato, incominciamo dalla stabilità, incominciamo a dare risposte, che questa è già la cosa più importante, visto che comunque le continue richieste, i continui gridi di allarme che ci arrivano dal territorio, purtroppo a me rimangono sempre inevasi. Quindi io ho tutta la disponibilità a confrontarmi col presidente Novelli, con l'assessore o con chiunque voglia cercare di risolvere questi problemi, però dobbiamo cercare di dare una risposta concreta. Certo, e vado dalla dottoressa Ruffo per chiederle, perché poi ce lo stanno chiedendo diversi cittadini, diversi utenti, ma al momento attuale, in questa fase, devono pagare oppure c'è una dilazione dei tempi? Come funziona, dottoressa? Guardi, ovviamente per quello che riguarda l'anno scorso c'è stato l'intervento della regione che ha dato il contributo al consorzio per coprire la differenza del ruolo emesso 2020-2021 e quello è ovviamente lo stiamo gestendo con i sindaci, lo sto Sì. gestendo soprattutto a Sora ma anche a Cassino, quindi lo gestisco con i sindaci. Per quanto riguarda il ruolo, quello che dicevo prima, non dipende da me, è stato riemesso, cioè sono stati ovviamente riaperti i termini per la riscossione e quindi probabilmente stanno arrivando ovviamente i cittadini. Però voglio dire una cosa, è vero tutto, e cioè è vero che il ruolo è stato riemesso, bisogna pagare, però c'è anche la possibilità, io in questo non mi sono mai sottratta e non mi sottraggo adesso, io sono sempre andata incontro a tutti, cioè le dilazioni di pagamento sono possibili, è un sacrificio per tutti, però se è un momento di difficoltà per tutti, è difficoltà per i cittadini e quindi difficoltà pure per il consorzio, non fa niente, andiamo incontro alle esigenze. Quindi se ci sono delle persone che hanno delle difficoltà nel pagare il contributo, la legge non vieta di farlo, cioè possono chiedere le dilazioni di pagamento, il consorzio gli darà delle dilazioni di pagamento, i sacrifici facciamo tutti insieme, non è che vogliamo andare a mettere veramente le mani nelle tasche della gente, quindi la disponibilità mia e del consorzio c'è È sempre. chiaro, è chiaro. E questo è fondamentale. Noi siamo quasi alla Però conclusione. Volevo. scusate, mi Prego. scusi, dico però, mi sembra quantomeno ci sono delle difficoltà e questo è conclamato e ringrazio anche la dottoressa per la disponibilità, però non possiamo immaginare che mentre proviamo a risolvere delle difficoltà che non sono dovute sicuramente ai consorziati, si iscrivano a ruolo i mancati pagamenti. Allora sospendiamo l'iscrizione a ruolo, affrontiamo questa cosa, diamoci 2 mesi, 3 mesi e riaggiorniamoci tra 3 mesi, perché non è il cittadino che deve farsi carico delle difficoltà oltre che a pagare. Quindi l'iscrizione a ruolo non ha senso oggi per chi ha difficoltà. Quindi sospendiamo l'iscrizione a ruolo da parte del consorzio e le riattiviamo tra 3 mesi, quando in 3 mesi ci auguriamo tutti quanti che queste cose siano risolte. Certo, una brevissima Sì, replica alla consigliere, per dottoressa Ruffo. carità. Prego. Sì, assolutamente d'accordo, però c'è solo un problema. Ovviamente, e già l'anno scorso non ci sono stati tutti i pagamenti, cioè capisco quello che lei, il ragionamento lo condivido, però non mi può chiedere oggi sospendiamo per 3 mesi, perché le entrate del consorzio sono solo ed esclusivamente quelle. Possiamo sicuramente sederci e confrontarci. Io ripeto, la disponibilità c'è tutta, però consigliere, lei capisce che oggi, dire oggi, sospendo per 3 mesi perché fra 3 mesi poi ne parliamo, significa mettere in difficoltà ovviamente il consorzio, e cioè i pagamenti, bollette, fornitori e quant'altro. Insomma, io ripeto, quello, la disponibilità ce l'ho e la faccio. Se volete fare, sono qua disponibile pure con il presidente, con lei, con il signore, a guardare i conti, a vedere quello che possiamo fare. Io lo faccio, assolutamente sì. Però una sospensione così sic et simpliciter significa per 3 mesi che non faccio mantenere solo in discussione.
Non la sentiamo più bene, dottoressa. Comunque siamo alla conclusione, mi sembra chiaro il suo concetto. Allora, prima poi di far chiudere al dottor Bove, volevo anche una brevissima replica da parte del presidente del Consiglio Comunale di Atina, Fallena, e poi chiuderemo con il dottor Bove. Prego, Fallena. Prego. Sì, direttore, chiedo scusa per prima, ho avuto problemi di linea, non so poi come è stata gestita l'intervento, comunque so che è pochissimo, però ecco, voglio dire, tirando le somme di questa trasmissione, chiudiamo la trasmissione, caro direttore, mi dispiace, ma non se ne viene a niente, perché poco fa l'onorevole, non so, Aurigemma, Aurigemma, che non consigliere conosco, Aurigemma. ha dato una soluzione. Cioè è vero che la dottoressa dice se sospendiamo per 3 mesi il consorzio va in difficoltà. Qua abbiamo una popolazione intera che è in difficoltà, dottoressa. Qua abbiamo una popolazione che queste bollette molto probabilmente, anche se le mandate a ruolo, gli farete dei decreti ingiuntivi, li metterete fermo amministrativo, non le pagheranno perché non le possono pagare. Questo è un grido di allarme che le dà un amministratore di un comune che sa le cose come stanno, che vengono tutti i giorni ai nostri uffici. Quindi che voi forzate, mandatevi la finanza, mandatevi i carabinieri, mandatevi chi vi pare, ma non pagheranno perché non possono pagare. Non ci pagano la Dari, non ci pagano le mense scolastiche. Qua siamo alla disperazione e ancora insistete con questi decreti ingiuntivi. Questo non va bene. Questo bisogna fare quello che ha detto il presidente Novella e Aurigemma, rimettersi tutti a un tavolo e capire il consorzio di bonifica come deve essere gestito con le entrate per andare a pagare gli stipendi dei dipendenti e pagare tutto quello che c'è da pagare. Ma se pensate di incassare soldi dai cittadini in questo momento storico-economico, io vi dico che molto probabilmente non incasserete niente o quasi niente, ma non perché c'è la malafede, oppure manco rispetterebbe perché ci sono leggi che andiamo, non siamo qua a discutere. Non ci sono i soldi. Noi abbiamo le stesse difficoltà per incassare la Tari, la gente non può più pagare perché non ha soldi. Questa è la pura verità, o perché ha perso il lavoro, o perché non ha più pensioni, o perché non ha nulla. Quindi il grido di allarme che il cittadino dà a questo punto la politica regionale rappresentata dal presidente Novelli Aurigemma e al presidente del consorzio. Non ci sono risorse per pagare queste bollette. Lo stesso comune di Atina le sta continuando a contestare in commissione tributaria e andrà avanti, dottoressa, non si fermerà alla commissione tributaria di Frosinone, andrà alla regionale fino in Cassazione, perché noi 100.000 euro che non abbiamo per dare a un consorzio che non ha fatto nulla o quasi nulla, noi questo non lo permetteremo. Comunque è chiaro, il problema è difficile, ma sicuramente poi ci torneremo. I tempi sono strettissimi. Dottor Bove, a chiudere. Io concludo dicendo una cosa, c'è stata una manifestazione di volontà da parte del Comune di Arce che con la delibera numero 23 dell'agosto del 2020 all'unanimità ha chiesto l'uscita dal perimetro di contribuenza. È stata mandata la delibera sia alla dottoressa sia alla Regione Lazio. Ma era la Regione Lazio che doveva rispondere, perché in un paese civile così si fa, e doveva dire sì, potete uscire, no, non potete uscire, e doveva dire il motivo per cui non si poteva uscire, e questo non l'ha fatto. E questo è un fatto di civiltà, che non rappresenta un buon esempio da parte della politica. Io ho concluso. È chiaro, comunque ecco, l'importante è creare un clima di collaborazione. E volevo intervenire rapidamente, consigliere Aurigemma, perché siamo proprio in chiusura. Prego. Dire l'esigenza che non possono essere cittadini a farsi carico di una cattiva gestione. Non possiamo avere una spada di Damocle sulla testa dei consorziati che hanno decreti ingiuntivi, cartelle esattoriali che non vengono emesse per colpa loro. E che mentre diciamo, hanno questa spada di Damocle, la politica con i suoi tempi biblici deve cercare di dare risposte. Ecco, penso che sia una situazione un po' anomala e assurda. Io mi auguro
che l'amministrazione regionale, questa maggioranza, sia in grado di dare risposte nell'immediato. Sono passati troppi mesi, troppi anni, senza nessun tipo di risposta, non facendo altro che rinviare il problema ad altre amministrazioni o dare responsabilità alle amministrazioni precedenti. Oggi abbiamo la possibilità, c'è un problema, io non riesco a capire perché non venga affrontato nell'immediato e nell'attesa che venga risolto non vengano sospesi tutti questi pagamenti. Capisco le difficoltà del consorzio, ma le difficoltà del consorzio e di una cattiva politica, di una cattiva gestione non possono essere messe a carico dei consorziati. Comunque torneremo su questo tema che è molto molto importante e molto sentito sul territorio. Io ringrazio ovviamente il dottor Bove che è stato qui in studio, per la dottoressa Ruffo della sua disponibilità a intervenire. Ovviamente ringrazio Valerio Novelli, presidente dell'ottava commissione alla Regione Lazio, il consigliere regionale Auri Gemma di Fratelli d'Italia e ringrazio il presidente del Consiglio comunale di Atina Fallena di essere intervenuti a questa trasmissione. Ringrazio soprattutto i telespettatori. Ora ci fermiamo per qualche consiglio pubblicitario, poi il microfono passa a Lucia.